Ministra, buonasera. Le posso chiedere un commento sulle parole di Barbera sul premierato? L'ha legittimato, ha detto che è necessario, parole importanti per questa riforma. Molto importanti, ma devo dire che io Barbera, nelle mie repliche alla discussione generale in Senato, lo avevo ripetutamente citato. Proprio perché Barbera, e l'avevo virgolettato, aveva detto che il premierato era la forma di governo che era maggiormente in sintonia con il Parlamento. Quindi per me questo è stata una piacevole sorpresa, questo articolo. Poi anche una riforma che darebbe maggiore stabilità rispetto a quanto vediamo in Francia, c'è un ballottaggio dove è molto calda, diciamo, la situazione. L'obiettivo della riforma è la stabilità, è garantirla, e i numeri sono impietosi, perché in 76 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 68 governi della durata media di 14 mesi, il che significa l'impossibilità di qualsiasi tipo di programmazione sia per i cittadini che per le imprese. E da un punto di vista economico abbiamo dati che fanno riflettere. Gli ultimi 10 anni di instabilità hanno prodotto 265 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico, quindi denari sottratti alle tasche degli italiani, agli investimenti, ai posti di lavoro, all'occupazione. Quindi il premierato è una riforma che fa bene all'Italia, non è una riforma del centrodestra o per il centrodestra, è una riforma per gli italiani. Grazie.